Ciao amici, oggi parliamo di emorroidi, un problema che affligge molte persone. È un problema molto fastidioso, soprattutto se dura nel tempo. Io ho letto che sono difficili da far andare via. Serve una strategia completa. Le emorroidi sono delle vene che si gonfiano nel retto e diventano fastidiose. Possono essere interne o esterne, a seconda che si sviluppino dentro o fuori. Le emorroidi includono sintomi come dolore, prurito e sanguinamento. Si tratta di un problema che può rendere difficili gesti di vita quotidiana, come sedersi, e che può trasformarsi in una forma cronica se lo si prende sotto gamba. Le cause possono essere molteplici, da uno sforzo eccessivo allo stress, a una cattiva circolazione del sangue con vasi deboli. Vediamo subito insieme 8 rimedi naturali efficaci contro le emorroidi. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Amamelide. L'amamelide è un antinfiammatorio naturale, è utile per ridurre prurito e dolore e in certi casi anche il gonfiore. Può essere acquistato come liquido e applicato direttamente, ma viene venduto anche all'interno di saponi e di salviettine antiprurito. 2. Aloe vera. Il gel di aloe vera può avere proprietà antinfiammatorie e ridurre l'irritazione. Anche se questa proprietà dell'aloe non è molto nota, in molti casi funziona. Vi consiglio di utilizzare sulle emorroidi solo gel puro di aloe vera. Il gel può essere anche estratto direttamente dalle foglie della pianta di aloe. Mi raccomando, verificate prima con un test di non essere allergici all'aloe vera. Di solito chi è allergico non tollera nemmeno aglio o cipolle. 3. Fare semicupi freddi. I semicupi sono bagni localizzati, in questo caso in zona emorroidi. Se li facciamo con acqua fredda, per esempio riempiendo il bidet, possono ridurre l'irritazione. Bastano 20 minuti alla mattina e alla sera. 4. Unguenti da farmacia. Unguenti e creme da banco sono il rimedio più utilizzato e venduto e si trovano in tutte le farmacie. Ma consiglio di chiedere un prodotto naturale. Le creme all'idrocortisone, per esempio, non vanno applicate per più di 7 giorni. Quelle naturali hanno lo scopo di rinforzare i vasi sanguigni con principi attivi. 5. Evitare la carta igienica. Quando si hanno le emorroidi, meglio evitare la comune carta igienica. Entrando nel dettaglio, consiglio salviette umide per evitare una irritazione. In commercio potete trovare salviette apposite con ingredienti anti-emorroidi. Non le normali salviette con alcol o profumo che possono peggiorare l'irritazione. 6. Fate impacchi freddi. Applicare impacchi di ghiaccio o freddi può essere molto efficace. Per alleviare il gonfiore bastano 15 minuti. Mi raccomando, avvolgete sempre il ghiaccio in un panno o un fazzoletto, altrimenti potreste ottenere l'effetto opposto a quello desiderato. 7. Modificate l'alimentazione. Va da sé che la cura delle emorroidi passa anche attraverso l'alimentazione. Bene quindi orientarsi verso cibi non infiammatori e che favoriscono la regolarità dell'intestino. In alternativa potete usare integratori a base di fibre come lo psyllium. 8. Vestiti larghi di cotone. È bene fare una riflessione davanti all'armadio prima di vestirsi. Indumenti stretti in poliestere, parlo di intimo e pantaloni, aumentano l'irritazione. Meglio quindi indumenti larghi di cotone o lino o seta che sono traspiranti. È meglio anche evitare l'uso di detergenti profumati o ammorbidenti quando li lavate. Avete visto, amici, che è possibile ridurre i sintomi delle emorroidi con questi 8 semplici metodi naturali? Per vedere tanti altri video sui disturbi legati allo stress per la salute e la forma fisica, è facile. Iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale. La salute è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.